Leonardo, com'è nato questo piatto? Questo piatto nasce da una parte classica, diciamo, dalla tartare, anche se non da un pezzo nobile della carne, ma comunque sempre da parti sempre meno nobili, nel senso che ho ricavato la parte migliore nella quale ci ho fatto la tartare e poi ovviamente dove c'era lo scarto sono andato a creare una crocchetta in modo da poter sfruttare tutto il pezzo di carne. Una contrapposizione caldo-freddo? Una contrapposizione calda e fredda, anche un pochino fresca, perché sulla crocchetta calda c'era una maionese al lime che comunque rinfrescava la bocca. Katia Maccari del ristorante Villa il Patriarca di Chiusi ha proposto animelle cotte a bassa temperatura, cavolfiore all'arancia e anice e broccoletti. Katia, com'è nato questo piatto? Allora, questo piatto è nato nell'intenso di riportare sulle nostre tavole l'animella, che è, diciamo, un taglio della chianina che si è andato anche perso negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, perché se si pensa alla chianina si pensa subito alla bistecca, alla costata, che ha grandi pezzature alla griglia, facili da realizzare anche a casa. E quindi l'animella è un taglio naturalmente complicato, non a tutti anche la consistenza stessa piace, e quindi questa sera ho cercato di riequilibrarla dando anche una cremosità giusta con il cavolfiore, la croccantezza di questa chips al zafferano che era dolce, avvolgente, quasi per dire ti vuoi dimenticare che sei un'animella e ti voglio assaggiare, perché poi naturalmente spesso al di là di tutto ci fermiamo di fronte alla percezione di quello che abbiamo nel piatto, e spero appunto di aver fatto questo miracolo. Matteo Puzzulu del ristorante L'Altro Cantuccio di Montepulciano, raccontaci il tuo piatto. Allora, per questo piatto siamo voluti ispirare un po' alla classica grigliata che facciamo la domenica di carne, e per fare questo abbiamo preso questa parte sopra della costola che è tagliata per l'orizzontale come fanno in Argentina, il taglio si chiama asado, l'abbiamo grigliato tante volte, l'abbiamo affumicato, l'abbiamo reso proprio come una carne cotta alla brace. E poi l'abbiamo inserito all'interno di un cannellone per fare una cosa un po' diversa, però la sensazione era che mangiando questo cannellone ci ricordasse un po' una grigliata, la grigliata di carne, per esaltarne ancora un po' più il sapore, sempre per rimanere in tema Argentina, che loro sulla carne alla griglia sono molto molto bravi. Abbiamo messo un chimichurri, che è un mix di spezie che loro usano per esaltare molto la carne e il sentore di affumicatura e tutto quanto, e poi l'abbiamo accompagnato con un aglione nero per ritornare nella nostra valdichiana. Insomma, l'aglione nero è il classico aglione che viene raccolto qua, messo però a fermentare a temperatura controllata per 60 giorni, e quindi cambia, si modifica la struttura e diventa nero, e si modifica anche il sapore, diminuisce la forza dell'aglio e aumenta la speziatura di questo aglione, diventa molto più, si esalta l'affumicatura, sento dei sentori di liquirizia, di caffè che sul piatto abbiamo pensato che potessero stare accostarsi bene. Poi per dare un po' di cremosità a tutto quanto abbiamo fatto un giusto di funghi, quindi un estratto cotto molto lentamente per molte ore di funghi fino a farlo diventare quasi denso, quasi una crema, e tutto questo per l'idea che ci doveva dare questa grigliata di carne, insomma. Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere, cosa hai proposto? Ho proposto la chianina in una versione un pochino diversa, che però è tutto sommato anche tradizionale, perché ho rievocato un po' la zuppa inglese, quindi al kermes, caffè, cioccolato, e sono proprio gli ingredienti principali, e la vaniglia, perché poi alla fine nella crema c'è la vaniglia. Quindi alla fine tradizione ma innovazione, a volte vanno insieme, no? A braccetto, ma com'è nata questa idea? Ma non lo so, a volte mi vengono così, ma ci sono momenti anche che non si possono neanche dire, ma ci sono momenti così. Ma dicono che gli chef hanno un po'... ci sono dei momenti... Hanno un po'... Un po', non lo so. Di pazzia che hanno. Ah sì, quello lo dicono, ma io no. Ma soprattutto propongono dei piatti interessanti. Mi diverte, proprio l'idea, guarda, ho appena riaperto il Falconiere da 10 giorni, già sto pensando al menù nuovo, ho appena fatto il menù, voglia di cambiarlo, perché proprio mi piace proprio l'idea di far cose nuove, l'idea di mettermi alla prova con cose diverse, quindi questo è quello che è divertente. Un nuovo menù originale.
sempre, sempre. Ora c'è anche un menù tutto dedicato alla chianina, molti pezzi del quinto quarto, quindi molto particolare, e ovviamente si sa che il quinto quarto potrebbe non piacere a tutti, perché sono le animelle piuttosto che l'ampredotto, piuttosto che la lingua, sono tutti tagli di carne un po' particolari. Però alla fine anche le sfide vanno, è anche divertente, no? Ma io credo che cucinare da te saranno dei piatti eccellenti. Assolutamente sì, poi devono piacere a me, poi quando piacciono a me sai che... Quando piacciono a te piacciono a tutti. Sono sicura di sì, vieni a crederci. I dolci sono tre consistenze, si parte dal cremoso con dentro un inserto al mango e passion fruit, poi c'è la parte calda che era la tartelletta di mela con la meringa, e poi c'era la parte fredda che era il gelato al miele gradevole, no, dolce, è come sarà dolce e piacevole questa serata. È un miele di spiaggia, il miele di spiaggia viene fatto, si trova praticamente nella parte di Viareggio, la parte dove Forte dei Marmi, quella parte nella Versiglia, dove c'è tutta la zona dei fini, praticamente si sente quel sentore appena di liquirizia, in particolare per questo. Le terme di Chianciano sono l'eccellenza del territorio e cercano sempre di più di essere vicino alle altre eccellenze del territorio. Chiaramente noi siamo al confine tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia, quindi quale posizione migliore? E quale specificità migliore di quella di avere un'acqua che è specifica per la cura del fegato, per cui il binomio di mangiare bene e poi curarsi con un'acqua che ha degli effetti benefici è fondamentale. L'azienda che dirigo in questo momento sta uscendo da un periodo travagliato e ha in programma dei programmi di investimento importanti, e il legame col territorio e con tutte le eccellenze è fondamentale, per cui essere presenti vicino a eccellenze così rilevanti per noi è importante, e ringrazio tutti per esserci vicini e per essere vicini alla Toscana in questo momento. Un binomio vincente, le eccellenze, le terme di Chianciano e soprattutto la chianina. Assolutamente sì, Terme di Chianciano è proprio una delle eccellenze di quella parte di Toscana, e vogliamo che sempre più si avvini a quelle eccellenze come la chianina e come altri prodotti del territorio, perché è il territorio italiano che può vincere, e finalmente i turisti stanno arrivando dall'anno scorso e anche quest'anno ne aspettiamo tanti. Alle terme sensoriali di Chianciano state valorizzando proprio anche le eccellenze dal punto di vista culinario? Sì, soprattutto le terme sensoriali hanno una vocazione di naturopatia, per cui abbiamo un percorso studiato da un professore che è il professor Nicola Sorrentino, che quindi unisce quello che è la nutrizione con quello che è il benessere. Chiaramente la chianina potrebbe entrare in questo binomio, e stiamo studiando con i nostri medici altamente qualificati. In questo momento abbiamo rilevato anche un'altra azienda importante che aveva uno studio di profilassi, che è la UPMC, e quindi stiamo veramente preparando lo sviluppo futuro nel migliore dei modi, almeno questa è la nostra intenzione. Io volevo consegnare tramite Alessandra, che è una nostra allevatrice, una delle aziende storiche della chianina in Val di Chiana, no? E che consegna la nostra targa al ristorante Amico alla famiglia Fazzuoli, che invito tutta la famiglia Fazzuoli a venire qui davanti alle telecamere, fotografi, soprattutto per immortalare questa piacevole serata. Prego. Valentina, grazie.